Ciao, io sono Fabio e tu ti trovi su F4 Indie, il tuo canale di cultura pop indipendente. Articoli, interviste e recensioni su arte, musica e letteratura, ma anche su filosofia e politica, tutto rigorosamente lontano, anni luce, dalla prospettiva patinata del mainstream. Iscriviti al mio canale per ricevere ogni settimana contenuti nuovi riguardo, vabbè, tutto l'ambaradam che abbiamo detto prima. Se ti va, accendi la campanella per non perderti nemmeno un singolo aggiornamento. Noi ci vediamo presto, un beso. Piaciuto il trailer? Questa parte del video è per chi c'era già prima, perché del resto oggi sono 2 anni e mezzo precisi che ho aperto questo canale. Primo febbraio 2018 e in 2 anni e mezzo le cose cambiano e bisogna insomma adattarsi a questi cambiamenti. Fatto questo cappello, cosa cambia in concreto per chi c'era qui già prima? Niente raga, in concreto niente. Ci saranno gli stessi argomenti, la stessa sigla, la stessa grafica. Semplicemente se prima l'approccio era principalmente musicale, ora l'approccio è sulla cultura in toto. Che è un modo elegante per dire che mi sono rotto i coglioni di ogni volta che voglio parlare di un argomento diverso dirvi: lo so che questo è un canale di musica, ma oggi voglio parlare di tale argomento. No, basta. Generalmente, se uno vuole crescere sul mercato, deve differenziarsi. Quindi, nel mio caso, che questo è un canale che parla di musica indipendente, specializzarsi sulla tipo musica cantatoriale indipendente. Io sto facendo invece il passaggio contrario, da una cosa più specifica, musica indie, a un qualcosa di più ampio, cultura indie. Questa cosa è controintuitiva, però io sono convinto che le più raffinate tecniche di marketing, e questa in realtà è anche abbastanza banaluscia, però anche le più raffinate tecniche di marketing non possono sostituire il piacere della libertà di esprimersi. Ecco tutto qui. Un'ultima cosa, mi rendo conto che la definizione cultura pop indipendente è quasi una contraddizione in termini, è quasi un ossimoro. Cioè, un tipo di cultura o è pop, quindi popolare, quindi mainstream, o è indipendente. Il mio scopo, la mia perversione è proprio quella, trovare all'interno di oggetti popolari quel quid in più che li rende indipendenti, volevo dire trascendentali, però poi in realtà sembra troppo così. Diciamo quel quid in più che li rende speciali. Del resto, come diceva Ernest Bloch nel Principio della Speranza, parafraso, l'utopia è rintracciabile più nella canzone popolare che nella grande opera classica, in quanto la cultura popolare rivela la misera condizione umana. E con questo io vi saluto, mettetemi un like se vi è piaciuto questo cambio rotto, oppure fatemi sapere nei commenti voi cosa avreste fatto, e noi ci vediamo presto. Ciao ragazzacci!